chiedere il menù a casa loro. Esatto. È ora. Insomma, ormai siamo a tir. Siamo a tir, abbandoniamo un po' le sagre e ci dedichiamo al periodo di festa, anche perché a casa tua ci sarà un bel menù. Esatto, c'è un menù tutti i giorni. Bello ricco, iniziamo oggi e finisce poi il 6 di gennaio. Non avevo dubbi. Dai, vediamo il tuo menù. Eccolo qua. Lo vuoi leggere tu, prego, sì, con gli antipasti, vai. Gli antipasti abbiamo un buonissimo sformatino di zucca con crema al caprino timo, poi un bel trish di primi, quindi belli ricchi, tortellini di nonna Clarice in brodo di capone, lasagnette e carciofi, pappardelle al gorgonzola con mascarpone e noci, e come secondi il bollito classico misto con le salsine, la lonza di maiale al forno con salsa all'arancia e come dolce un cheesecake al torrone. Solo. E oggi cosa facciamo? Vediamo da questo menù. Lasagnette ai carciofi, buone tutto l'anno, io direi. Sì, quando è il periodo dei carciofi. Esatto, poi queste sono spaziali perché c'è l'aggiunta di un formaggio buonissimo che ci sta bene, aromatizzate col timo, è la loro fine, guarda, sono perfette. Ingredienti per la sfoglia. Sì. Eccola qua. Allora, per fare la sfoglia abbiamo bisogno di 2 uova grandi e 200 g di farina da sfoglia. Sì. Mischiate. E la sfoglia è fatta. Esatto, sì, di circa sì. Ha detto a parole esattamente così, insomma, molto easy. Brava, fai te così oggi mi riposo. Però già ce l'hai pronta. Sì, ce l'ho tesoro, già pronta, tesorino. No, perché sono poche queste uova, no? Ma per 3-4 persone va bene, per una dose proprio di lasagnina fatta bene ci vogliono tutte. Poi ovvio, uno se devono essere in 6, 8, 10 moltiplica le dose. Però, fate un po' mettiamo un po' di acqua? Se dovesse servire sì, ma va ben lavorato perché sembra che non assorba bene, ma l'uovo lo assorbe bene, perché se noi andiamo a lavorarlo sopra l'asse, te vedi che si amalgama bene tutto perché deve essere ben lavorato l'uovo che assorbe tutta la farina. Allora, che c'è. Vediamo se è vero. Tu stendi, sì, e io giro. Perfetto, molto volentieri. No, perché non... Non sei convinta? Non sono convinta. Io avrei messo un po' di acqua, ti dico la verità. Ma adesso esatto, tu continui a mescolare. Se vedi che non assorbe, un goccinino di acqua glielo mettiamo, hai capito? Proprio giusto. Sopra qua te ne hai messo. Un goccinino, poco, mi raccomando, perché sennò dopo fai l'effetto contrario, devi aggiungere più farina. Dopo da 2 uova ti tiri fuori un panetto da 1 chilo. Aggiungi un po' d'acqua, aggiungi un po' di uova, aggiungi un po' di farina, fai da mangiare per 20 persone. Ale. E non sono un ristorante. Allora vieni a lavorare da me, dai, vieni da me da Natale, dai. Quanti coperti avete? Ah beh, un centinaio ne facciamo. E a Natale aumentano, sono sempre quelli? No, sono sempre quelli, anche perché di più. Dopo mi tocca metterli a mangiare fuori in giardino, sotto la neve. E non è una mensa, è un ristorante. No, esatto, esattamente. Ale. Vedi che comunque con l'acqua è andata? Sì, però se tu adesso andassi a lavorare, va perfetto brava con le mani. Dicono, sì, brava, sì, dicono, va perfetto, va perfetto. Andrebbe lavorato un po' con le mani, perché ovviamente va lavorata quei 5-7 minutini l'impasto, così che il glutine si possa attivare, e una volta attivato lo facciamo riposare, poi quella mezz'oretta ti viene una sfoglia così, un impasto così, che tu tira il mattarello e fai una sfoglia che viene un velluto. Fai una sfoglia che ti viene un velluto, proprio setoso. Ah, velluto! Sì, proprio un bel velluto. E cosa avevi capito? No, non avevo sentito. Ah, non avevi sentito, eri indaffarato con l'impasto. Quindi devo continuare a girare, sì, questa palla? Sì, poi devi lavorarla qui sopra l'asse, mica sempre solo nella bowl. Scusa, non devo metterla a mezz'ora? Sì, ma così è brutta, cioè, poveretta. Cosa fai? Metti un po' di farina sopra l'asse. Sì. La tiri fuori e poi incominci a lavorarla, vai giù di olio di gomito e le impaste. Cioè, vai. Fai così, guarda, e via che si va. Vedi? Fai questo bel impastino. Tu lavori per bene. Oh, mica farla cadere. Ecco, come non detto, non ho fatto il tempo a dirlo che me l'ha fatta cadere per terra. Mo santa l'ho chiamato i pompieri, la Croce Rossa, chiamate quel che vi parla. Sono buono perché ci stiamo avvicinando al Natale. Se no ti avrei dato una tozza col mattarello. Che non si fa, non si fa. Mo cosa fate? Ora non mi dite che nessun ristorante d'Italia è successo, che è caduta e l'hanno ripresa da terra. Ma speriamo di no. E abbiamo pure pagato. Ecco, via. Scherzo. Esatto. Ecco, la povera mia sfoglia, povera mia nonna. Sarà lì che si rivolta nella tomba. Stasera dirò un eterno riposo anche per lei. Brava, grazie, ti ringrazio, che ne avrà bisogno. Perfetto. Stai bene, cocca, eh?
Come sta? La cocca che dice? Lì che piange, adesso proviamo a farla tranquillizzare. Mamma mia, come sei amorevole, eri così anche da piccolo. Aspettavi Babbo Natale? Oppure non lo volevi vedere? No, non lo volevo vedere, volevo solo i regali, capito? E come erano questi regali? Il regalo più bello che hai ricevuto da piccolo cos'era? Il mattarello? No, il mattarello no, però quello che aspettavo sempre erano i maglioncini della nonna Clara, che regalava sempre a tutti i suoi nipoti questi maglioncini, capito? Guarda lì. Erano i suoi? Sì, sì, il maglioncino. Beh, complimenti, sì. Signora Clara. Sì, sì. Scusa, ma tu sei quello lì, sei uguale adesso, non sei per niente quello cambiato. Quello lì con maglioncino verde acqua, hai visto? No, ma subito ti ho riconosciuto, sì, sono solo cresciuto. Mi hanno tirato per i capelli, mi hanno fatto diventare alto e basta. Fermati, fermati. Guarda lì, guarda lì. Eh sì, guardate come sono bello. Vi lascio anche il numero, che così, visto che siamo ancora in tema. Perché a Natale vorresti avere un amore vicino. Sarebbe anche ora, te cosa dici, no? Soffri ancora? Un pochino sì, perché i grandi amori non si scordano mai. Però, insomma, facciamo largo, cioè non c'è mica problema. Morto un papa, se ne fa un altro. Appunto, l'aspettiamo! Comunque, lui da piccolo mi ha raccontato che si aggirava intorno al tavolo dove la mamma e la nonna preparavano i tortellini. Esatto. Per curiosare e imparare anche i trucchi del mestiere. Assolutamente, facevo un po' come il fondo. Ma quanti anni avevi? Ma ero un cinazzo, 5-6 anni, e capito, giravo perché mi piaceva vedere come si faceva da mangiare. E adesso i tuoi nipotini ti girano intorno al tavolo per vedere come si fa? No, dico proprio, ci insegni zio a fare la sfoglia? Allora prendono il mattarellino e si mettono lì, guarda, Jordan e Jonathan, che stanno impastando le loro prime uova. Ah, si metto lì, sono bravi. Loro sono fratelli oppure... Sono i fratelli di mia... sono i figli di mia sorella. No, perché tu quanti siete? Allora, di nipoti ho perso il conto, 11, 13... no, per questo l'ho chiesto, non sono cugini, sono fratelli. No, sì, sono... appunto, due sono fratelli e sono due di cinque figli di mia sorella. Insomma, è tutto un casotto perché loro continuano a sfornare figli e io invece li devo sempre stare lì a dar da mangiare, capito? Hai capito? Tanto ci pensa lo zio. Però guarda, sono delle carezze, perché proprio si mettono lì, vogliono imparare ed è una cosa buona perché insegnate ai vostri figli a far da mangiare come si deve. Esatto, così sapranno anche mangiare in maniera sana. Brava. E non andranno a fast food. No, assolutamente, guai. No. Allora, diamo gli ingredienti per il condimento. Sì. Ci sono 4 carciofi grandi, 250 grammi di caprino, 100 grammi di grana grattugiato, mezzo bicchiere di vino bianco fermo, 2 scalogni, timo fresco, olio extravergine di oliva, burro e sale. Esatto, come vedi proprio un condimento leggero leggero, sì. Perché poi c'è il ripieno che è appunto con il caprino che ci dà proprio quello stuzzichino che è formidabile. Noi mettiamo un po' di olio dentro nel nostro tegamino, poi prendiamo lo scalogno e lo facciamo abbastanza tritato finemente con la punta di coltello in questa maniera qui. Mettersi a farlo appunto a filino oppure a julienne, come vi pare, insomma, basta che sia tritato bene. Dai, dai, brava! Così fai le lasagnine anche te questo Natale. Questo Natale mi sa che farò i tortellini in brodo, mi sa che ti devo richiamare. Ti ricordi quel brodo che tu fai cuocere per 9 ore? Sì, assolutamente. Lo devo rifare, lo metto alla vigilia così lo mangio a Natale. Ottimo, hai capito tutto. Te sei già brava, non hai più bisogno di che ti Però insegni. I tortellini, mi chiedo, dove li compro? Scusa, c'è lo sfoglino più bravo d'Italia vicino, dove li compro? Ma li chiedi a me che te li porto su, che discorsi? Dovevi dire, Caterina, vai su RaiPlay, rivedi il tutorial e te li fai. Esatto. Io che sono buono te li portavo. Va bene, li aspetterò. Esatto. Siamo in 10 comunque. Ah, così giusto per gradire. Siamo in 10, la piccola Cora non li mangerà. Beh, quest'anno è ancora presto, ma dai che il prossimo mettiamo avanti anche lei con i tortellini. Allora, facciamo ben soffriggere il nostro scalogno con l'olio. Appena è ben soffritto ci aggiungiamo i nostri bei carciofini che abbiamo tutto ben pulito dalla parte delle foglie più coriacee. Ne abbiamo tagliati abbastanza sottili in maniera tale che si cuociano bene nel loro bel sughino. Ci aggiungiamo un po' di sale fino e un po' di pepe, che così prendono proprio un bel gusto, un buon sapore, perché proprio di per sé appunto il carciofo c'ha questo saporino che tende al dolce. Ale. Dobbiamo tagliare la pasta, dobbiamo fare queste lasagne, scusate. No, sì, perché... assolutamente, no, perché sennò qui ci perdiamo in chiacchiere oggi. Allora, abbiamo scritto bene. Sì, fammi finire un attimo di mettere un po' di vino bianco e un po' di timo, l'ho fatto andare così per una 15ina di minuti e noi siamo belli che pronti. E il risultato finale è questo qui, vedi come deve rimanere bello morbido? Questo è il risultato finale dei nostri carciofi. Perfetto. Ok,
Taglia pure la sfoglia, che così... Dammi la... La coltella. No, la coltella, il coltello, la... Come si a chiama? Bologna la... si chiama la curtleina, la cortella. La curtleina. La curtleina. La curtleina. Esatto, fai delle belle losanghe, dei bei quadratoni. Perfetto. Esattamente. Adesso taglio in maniera orizzontale, che così dopo andiamo a sbollentare. No, ma va bene. Va più che perfetto. Sì, ma almeno tieni una mano ferma, se no ti ritrovi che qui tutti dall'altra parte di Milano. Aspettate. Esatto. Tanto non morde, per cui non ti preoccupare. Ecco. No, però taglia. Sì, vabbè, ma non morde. Ecco, così, un po' più larghe le losanghe, tipo così come ha fatto Caterina, così come hai fatto te. Fate Caterina così. Io? Sì, esatto, come hai fatto te. Fate così belle larghe e mettete su. Va bene. Ale, allora... Non è che li possiamo incollare qui adesso. No, ma stai facendo le parpardelle. Sono passate dalle lasagne alle parpardelle. Quindi questa come si fa? La si riappiccica così? No, quella la lasci così, buonanotte al secchio, la metti dentro. Tanto una volta fatto il solaio non buonanotte si vede più. Buonanotte al secchio. Buonanotte al secchio. Buonanotte al secchio. Hai capito? Allora, noi le facciamo cuocere qualche minutino nell'acqua bollente salata. Le andiamo a scolare nell'acqua fredda in maniera tale che andiamo a fermare la cottura, ok? Il risultato finale, dopo che abbiamo fatte bene asciugare, è questo qui, io ce l'ho qui sotto. Quindi mo che li ho messi a riposare bene, sono questi bei soleilini cotti. Vedi come sono belle? Ecco qua. Aggiungiamo un po' di burro nella nostra teglia e andiamo a strati. Guarda mo come facciamo in fretta, noi che abbiamo tutto pronto. Un solaio di pasta fresca già bella che precotta, così. Una bella cucchiaiata di carciofi. Se mi prendi il caprino, così lo aggiungiamo sì. A ciuffetti, gentilmente. Eccolo qua. Perfetto, anche un po' di formaggio che è giù per di là. Scusami, quindi caprino e formaggio, senza besciamella. Senza besciamellina, ah, perché bravo. Abbiamo già, vedi, questa qui è proprio è light, leggera. È light, ma sì, insomma, cioè, sono tutti formaggi, non sta mica, cioè, facciamo mica le robe come faceva la Galoni. Noi ci piace mangiare bello ritto, più saporito, lo stesso, capito? Alle... Andiamo così a strati. Sì, sì, ancora un pochino. Perfetto. Oh, alza e maraca! Oh, vai, sì, vai. Sì, alza, all I want for Christmas. Santa Claus will make me happy. Enjoy on Christmas Day. All'adoro Mariah Carey. E vamo là. Già abbiamo uno che canta sempre, degli Ervolino. Eccolo, perfetto. Allora, buone lasagne a tutti, aspettiamo tantissimi il toscato. Voi preparate la vostra teglia di lasagna, la prendete, la mettete sulla vostra mano, vi fate un selfie dal latte e la mandate a detto fatto @chiocciolai.it. Esatto. Bravo, grazie. Sfoglino. Grazie, grazie. Ci vediamo subito dopo con il cambio look di Laura. A tra poco. La, 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 la.